la gestione d'emergenza dell'eccesso di giro d'albero. È una cosa che può capitare di fare quando vi trovate su una barca che, diciamo, di cui non avete seguito voi lo sviluppo vele in qualche modo, o comunque per qualche ragione avete dovuto cambiare parte dell'attrezzatura e vi trovate ad avere a che fare con una vela che ha troppo giro d'albero rispetto alla flessione che può fare l'albero. Io quello che ho visto in questi casi è che è meglio sacrificare. Adesso mi viene in mente il fin, ad esempio. Il fin, dove non puoi regolare nulla, è meglio sacrificare, diciamo, il twist, quindi lo sverregolamento della vela, e far avere il giro d'albero giusto piuttosto che viceversa. Quindi al limite si aumenta la tensione in balumina, ma diciamo che si regola il giro d'albero. Il fin è diciamo un albero che non è regolabile, cioè che parte dritto, parte con flessione zero e comunque tutto, diciamo, il giro d'albero viene mangiato dalla tensione in balumina stessa. Per cui in questi casi, tipo con aria leggera, ad esempio col fin, bisogna andare con il van cazzato, cioè non c'è un altro modo che andare col van cazzato per mangiarsi appunto il giro d'albero in eccesso. Quindi andare come ti verrebbe da fare col, diciamo, senza vang, come fai su molte altre barche senza vang, con aria leggera in realtà non ti dà l'angolo di bolina migliore e neanche la velocità massima in bolina fattibile. Per quanto riguarda invece le barche, una barca, diciamo, un cabinato, comunque una barca che ha l'albero normale con lo strallo eccetera, quando hai un eccesso di rough curve, quello che ho visto è che conviene cazzare tutto quel che riuscite a fare e in teoria anche il backstay, cioè, quindi cazzare anche il paterazzo per mangiarsi la rough curve in eccesso. Poi dopo la cosa da fare è portarla a vela in veleria, ovviamente, però nel momento in cui dovete fare la regata in quelle condizioni lì conviene cazzare il paterazzo, e per evitare che vi si appiattisca troppo la vela di prua, cioè troppo il vostro fiocco leggero, genoa leggero, perché con vento forte non è mai un problema questa cosa, si può cazzare quanto si vuole e più o meno riesce a raggiungere un buon risultato. Con aria leggera il problema è che cazzare il paterazzo vuol dire ammazzare, tra virgolette, la barca da un punto di vista della velocità. Quindi a quel punto lì conviene cazzare il paterazzo e però mettere una drizza a prua tirata, più tirata dello strallo di prua, in modo tale che il fiocco possa avere comunque la sua catenaria che gli va bene e la randa invece possa mangiarsi il giro d'albero. Poi veramente la prima cosa da fare è fare un intervento in veleria, perché un ritocco di giro d'albero è proprio una cosa molto veloce. Ciao, buona giornata!